Buon Natale a tutti. Ci siamo. È il grande giorno, l'abbiamo preparato e lo vogliamo vivere tutti nella maniera più adeguata. Certo, quest'anno abbiamo avuto un fenomeno strano. C'è stata una campagna pro presepe, c'è stata quasi una levata veramente di scudi a favore del presepe. Non si è capito bene perché. Era la volontà di valorizzare una bella tradizione popolare che nella plastica raffigurazione dei personaggi del presepe ci riproponeva in maniera assai efficace e suggestiva il mistero dell'incarnazione? Certo, per tanti sarà stato così, però c'è stata qualcosa che non si è capita bene. Una qualche forma di ambiguità per la quale il presepe è stato issato come vessillo per non si sa bene, non so bene io per quale finalità. Forse per dire quello che in effetti non è più, cioè che ci sono delle radici cristiane ancora oggi in Italia e in Europa che cercano di resistere a che cosa? A presunte avanzate di altri fenomeni, di altre espressioni religiose, e una ventata quasi di romantica risurrezione, di elementi che forse possono piacere anche a chi ha determinate simpatie ideologiche. Non sappiamo, però è certo che il richiamo del presepe deve essere un richiamo autentico. C'è un volto, il volto di quel bambino che ci dice la volontà di un Dio che vuole immergersi nella nostra storia non in teoria o con ragionamenti lunghi, ma attraverso una vestizione. L'Eterno si è rivestito della nostra carne mortale e in questo ha voluto veramente rivolgerci un invito, l'invito a capire e a professare il nostro credo nella bellezza della vita, di una vita che è dono, di una vita che viene da Dio, di una vita che ci riporta a Dio, di una vita che accomuna tutti gli umani, uomini, donne, giovani, anziani, di qualsiasi origine etnica, di qualsiasi fede religiosa, di qualsiasi cultura. Il Dio della vita non guarda in faccia a nessuno, nel senso che non fa preferenze, non ci sono primi della classe e reprobi da emarginare. Il Dio della vita ha impresso la sua immagine in tutti e in quel piccolo bambino di Betlemme si riflette proprio questa trasparenza di Dio. È il volto umano del Dio invisibile e trascendente. Ecco, su quel volto dobbiamo misurarci tutti perché oltre ad essere il mistero di Betlemme un inno alla vita è anche un inno alla relazione bella. Quella relazione che è fatta di accoglienza, di simpatia, di rispetto, di solidarietà, di condivisione, in una parola è fatta di amore. Ecco, chi oggi fa la campagna pro presepe dovrebbe fare la campagna pro amore, pro tenerezza, dovrebbe fare una campagna che inciti a elaborare strategie e progetti di pace per tutti. Oggi questa pace è inficiata nel piccolo da quello stile di aggressione violenta che ormai invade le piazze delle nostre città, ma anche le piazze dei social, dove non c'è più ritegno, dove i vituperi, le aggressioni, le ingiurie ormai fanno parte del vocabolario quotidiano. C'è una caduta di stile che certamente non è quella della semplicità e della tenerezza che ci manifesta Betlemme. E allora, guardando a Betlemme, guardiamo anche alla città santa, Gerusalemme, che dista poco da Betlemme. Il messaggio che oggi ci viene da Gerusalemme via Betlemme è un messaggio di pace. La città della pace dice a tutti, guardiamo il mondo, soprattutto guardiamo gli altri, con il cuore nuovo che prende la sua luce dal volto del piccolo bambino di Betlemme. E questo è il messaggio del mistero dell'incarnazione, sia questo anche il messaggio del presepe. Guardando quella rappresentazione di gesso, andiamo al Dio del volto umano che ci rivela la nostra umanità vera. Buon Natale a tutti ancora.